Benvenuti a Il Punto, trasmissione di approfondimento da Palazzo Cesaroni, sede dell'Assemblea legislativa dell'Umbria. Oggi i due consiglieri ospiti sono alla mia destra Valerio Mancini per la Lega e alla mia sinistra il consigliere Michele Bettarelli per il Partito Democratico. E il tema è quello dell'attualità eh, nel quale siamo calati. Eh, mentre vi stiamo parlando, mentre stiamo registrando la trasmissione, la Presidente della Regione, Donatella Tesei, chiede a gran voce di eh, liberare un po' l'Umbria chiusa da tanto tempo, chiusa per prima rispetto alle altre regioni italiane. E quindi eh, il colore giallo anziché il colore arancione, ma eh, proprio da qui vorrei partire per fare il punto della situazione: dalla emergenza sanitaria, dal piano dei vaccini, adesso è arrivata anche. Eh, il problema relativo al vaccino AstraZeneca. Siamo in divenire Valerio Mancini, quindi la situazione cambia di giorno in giorno, bisogna sentire da una parte gli scienziati, ma dall'altra anche che cosa vuole la gente, e mi pare che voi lo state eh, facendo, Mancini. Beh, noi come, eh, come regione, lo ha detto anche la presidente Tesei, se i numeri lo consentono, vogliamo riaprire. Eh, sono stati mesi difficili, quindi c'è una volontà eh, da parte di questa giunta, di tutto il gruppo di maggioranza di poter venire incontro a tante attività che sono rimaste chiuse. Ormai la situazione si può da oltre un anno e qualche mese, l'economia non è più in grado di sostenere chiusure, quindi l'unica opportunità per diciamo, consentire veramente a queste persone di esistere e di consentire la loro riapertura delle loro attività e della loro vita quotidiana. Il quadro sanitario è in miglioramento grazie allo sforzo dei nostri operatori sanitari e soprattutto al senso di responsabilità dei cittadini umbri che eh, lo sono stati per questo lungo periodo. Quindi avanti eh, dove è possibile e eh, naturalmente senza abbassare la guardia, questa è l'attenzione. Il tema vaccini è la confusione totale sia a livello europeo, Abbiamo diciamo, visto centinaia di ore dove c'è eh, ogni giorno una notizia che smonta quella di prima, l'EMA ha dimostrato in qualche maniera la volontà di lavarsi le mani soprattutto sulla questione astrazenica e di conseguenza sull'opinione pubblica pervade un senso di insicurezza. Eh, quindi eh, c'è una situazione che chiaramente dovrebbe eh, farsi eh, carico di responsabilità da chi ha consentito questa situazione. Noi siamo anche per altre strade, ma lo dirò poi magari nei successivi eh, interventi, non voglio polarizzare il tema eh, di questa eh, diciamo, intervista solo sul tema vaccini, ma anche su altre possibilità che stiamo lavorando per porre l'attenzione della Giunta. Consigliere Bettarelli, il Partito Democratico ha mh, sempre naturalmente pungolato l'azione la, dell'esecutivo regionale, ha dato la propria disponibilità, massima disponibilità ad un dialogo, ad un'apertura. Ecco il punto visto dall'opposizione nell'Assemblea legislativa. A che punto siamo? Col dialogo e con le vostre richieste, naturalmente. Ma. Per quello che riguarda la parte come dire, più istituzionale di dialogo, lo dico anche con una certa amarezza, credo che ci sia una certa pace, ma è una pace che eh, purtroppo fa sì che si producano atti, si producano proposte a cui purtroppo poi eh, anche atti di, di consiglio, anche atti unitari, a cui purtroppo però non, non si dà seguito. Non si dà seguito e venendo proprio sul tema specifico della domanda, quindi quella dei vaccini. È evidente che eh, in Umbria c'è un piano vaccinale che ha fatto acqua da tutte le parti, eh, si è pensato di investire in strutture, come dire, non dico inutili ma quasi eh, superflue come gli ospedali da campo, quindi strutture campali quando si poteva si doveva investire invece eh, su strutture importanti che poi avrebbero avuto anche un futuro dopo, dopo l'emergenza ed è evidente a tutti che eh, al di là della come dire, confusione che è un po' è avvenuta anche a livello internazionale, sul, in particolare su AstraZeneca, è evidente che l'unica soluzione a questa pandemia è quella di vaccinare. Quindi vaccinare con delle modalità, con dei piani certi, modalità che prevedano ovviamente due criteri molto semplici che sono l'anzianità e la fragilità. In Umbria è stata fatta molta confusione. A un certo punto si è iniziato con delle categorie, poi per direttive nazionali, figliuolo, draghi per fortuna ci hanno messo le mani, si è cambiato eh, il, il registro. Eh, punti vaccinali eh, presenti ma partiti anche insomma come dire, a macchia di Leopardo, il dato del giorno di Pasqua è significativo. Siamo l'ultima regione, mi pare una quindicina, 20 vaccini realizzati il giorno di Pasqua a fronte di tante altre regioni che hanno vaccinato e credo quindi che si sia si, 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 si mossi molto male proprio perché è mancata in realtà una, una vera programmazione. Eh, le piattaforme, insomma, sono notizie di questi giorni, saltano, è molto complicato prenotare la vaccinazione, i medici di base sono dichiarazioni, anche queste del vicepresidente dell'ordine, dicono che c'è una situazione insostenibile, persone che vengono spostate, io ho segnalazioni in particolare da tanti concittadini che invece che essere vaccinati nei due, tre punti vaccinali di Città di Castello, più quello di Umbertide, quindi quattro ora presenti in Alto Tevere, vengono uh, mandati ad Amelia, vengono mandati ad Orvieto, a Spoleto, a Gualdo, che ci sta ovviamente, tutti lo fanno con, eh, come dire, con piacere, però quello che manca, e concludo, è veramente un'organizzazione, un perché dal, da un buon piano vaccinale, da una buona capacità di vaccinare, eh, eh, sicuramente ne, saremmo, eh, ne usciremo sicuramente, eh, presto e meglio insomma, di come ne, ne stiamo uscendo in, in Umbria. Ecco, accanto alla situazione prettamente di tipo sanitario, quindi la vaccinazione che naturalmente tutti auspichiamo abbia uno slancio deciso per eh, prendere il largo, per aumentare questi numeri, perché sono anche questi numeri che poi ci daranno una eh, sicurezza, eh, c'è l'aspetto socio-economico di questa emergenza, con eh, bar, ristoranti, alberghi che chiedono la riapertura, una riapertura in sicurezza che naturalmente secondo loro è possibile, a volte si scontra con le tesi eh, scientifiche, con il comitato scientifico che deve prendere le decisioni, che deve naturalmente anche riferire alla giunta regionale. Ci sono cinema e teatri chiusi ormai mancini da una vita, non sappiamo più nemmeno cosa sia l'emozione di entrare in un teatro perché veramente lì non c'è stata nemmeno proprio la possibilità. Allora, con tutto questo fermo, quali, qual è la strategia? In che modo la politica può venire incontro, può sollecitare, può velocizzare? E quindi anche le chiedo... Qual è, che cosa farà l'Umbria adesso, per questo, soprattutto per queste categorie che ho citato, che sono quelle più lasciate più indietro? Diciamo. Ma allora, intanto, per dare una, anche una serenità rispetto all'impegno di questa giunta, comunque di tutti gli operatori sanitari, per vaccinare le persone. A un certo punto, se gli ascoltatori si, ricorde, si ricordano e si ricorderanno, l'Ilumbria eh, per un periodo era ultima tra le regioni che vaccinava meno delle altre. Poi improvvisamente in 15 giorni era terza. Eh, il problema è molto semplice. Quando arrivano i vaccini su tutto il territorio regionale è possibile distribuirli perché ne arrivano. Quando poi non ne arrivano è evidente che eh, qualcuno ha eh, delle sacche di residuo in qualche territorio, anche perché tanta gente eh, che si, si doveva prenotare, si doveva presentarsi, non si è presentata, questo è chiaro, capisco eh, i dubbi dei cittadini, perché quando leggi nei giornali quello che viene riportato è chiaro che qualcuno diciamo, eh, ha qualche dubbio. Poi anche ieri sera a Rete 4 mi parla, si parlava della regione toscana che anche lì, se non sbaglio, è stato completamente fallito. Eh, L'obiettivo, eh, cioè quello di vaccinare gli over 75, dove sono in quei casi il più alto numero di decessi. Quindi eh, si è sbagliato gli obiettivi e si è anche sbagliato a livello nazionale di non fare un piano unico vaccinale individuando i target, i target di età. Si è invece preferito. Individuare le categorie e questo è un errore che sta venendo fuori, è chiaro: non l'ha fatto Valerio Mancini, non l'ha fatto Matteo Salvini, non l'ha fatto la Tesei. C'è stato fino all'altro giorno un responsabile al Covid. Tant'è che è stato cambiato col generale Figliolo: quindi c'è una ripresa, penso, importante. Si raggiungeranno obiettivi di un certo senso e di una certa qualità. Speriamo così, è cambiato anche il responsabile della protezione civile, ricordiamo anche le continue discussioni, anche l'indagine aperta sul tema delle mascherine, quindi tutta gestione del governo Conte, non del governo Draghi, dove c'è anche la Lega. Detto questo, per arrivare al tema eh, della, della sicurezza, noi come Commissione, in qualità di Presidente, grazie anche alla collaborazione dei miei colleghi, abbiamo ricevuto. Tutto il gruppo del del, di lavoro di Oreca, quindi tutto il mondo della ristorazione, dove chiaramente queste persone ci hanno ben rappresentato la possibilità di riaprire in sicurezza. I dati pandemici hanno dimostrato che malgrado le chiusure di queste attività i numeri erano crescenti. Quindi non si prende il Covid nel ristorante. Quindi si il comitato scientifico ne prenda coscienza, prenda coscienza che non si prende il Covid a teatro. Quindi eh, non si prende il Covid neanche nelle scuole, ma piuttosto negli autobus, perché questo è stato un problema. Abbiamo speso centinaia di milioni di euro sui banchi a rotelle invece di dare possibilità ai comuni e alle regioni di rafforzare il piano trasporti, e questo avrebbe consentito chiaramente una, eh, diciamo una diminuzione della presenza all'interno dei mezzi pubblici. Questo non è stato fatto e quindi è chiaro a ah, questi errori si è dovuto coprire con le chiusure. Ora questa parte è. Eh, va archiviata e quindi va riaperto. Ora, uno dei temi per cui hanno allarmato e si è allarmato in opinione pubblica è l'indice di occupazione delle, eh, eh, delle terapie intensive. Eh, i, I cittadini si ricorderanno il 30, il 40, eccetera. Beh, la gente finisce in terapia intensiva perché non la curiamo a casa. Ormai sta venendo fuori a tutti i livelli che i protocolli della tacheperina a casa e della vigilattesa è una baggianata colossale che ha fatto morti. Noi come eh, Consiglio regionale, come Lega, abbiamo proposto un'attenzione particolare per le cure domiciliari, un'attenzione che l'assessore ha accolto e anche quest'aula ha accolto sull'uso dei monoclonali, l'abbiamo fatto insieme anche alla collaborazione dell'opposizione e ringrazio e soprattutto ricordare che c'è la plasmoterapia che in questa regione ha salvato vite, abbiamo anche di recente testimonianza di rappresentanti istituzionali che sono salvati da questa pratica, la tradizione della conoscenza in ematologia di questa regione, penso chiaramente al canelli, è mondiale, quindi si va davanti su queste strade in che insieme ai vaccini sono tre armi fondamentali per consentire di stare in sicurezza dentro gli ospedali e riaprire tutti quei servizi sanitari che ormai sono chiusi da un anno, al di là della volontà di questa giunta o delle giunte qualsiasi d'Italia. Questo è l'attacco che va fatto al Covid, invece siamo qui ancora seguendo l'attacchi pirine e la vigile attesa. È una vergogna che non possiamo più tollerare. Mettarelli, per il Partito Democratico qual è la risposta più urgente da dare a queste categorie che sono chiuse e molte delle quali sostengono che ci saranno dei morti, delle scomparse, cioè molti non riapriranno? Sì, e purtroppo questa è la, è la realtà. Mm. Eh, capisco che molti onestamente fanno, hanno anche proprio difficoltà a... A, come si dice, a sbarcare il lunario, perché veramente la situazione è, ormai è pesante, <coughs> siamo sotto pandemia da, da oltre un anno, quindi <coughs> è evidente che serve, come dire, serve dare delle risposte eh, che vadano al di là della, della polemica e della strumentalizzazione eh, politica, ma serve dare delle risposte concrete perché... Eh, come dire, percepisco quotidianamente che c'è veramente un clima pesante, ma è come giusto che sia, ripeto, se uno poi non, non ha da mangiare è evidente che. Eh, si, arrabbia, si arrabbia, si arrabbia molto quindi io come dicevo prima secondo me la, la strada principale è ovviamente è quella di vaccinarsi quindi nel momento in cui ci sono più persone vaccinate, nel momento in cui le classi più deboli per anzianità e per fragilità sono coperte, c'è anche eh, una possibilità di tornare ad una vita normale perché si abbassano tutti i tassi quindi di mortalità di occupazione delle terapie intensive ovviamente insieme a questa attività va svolta un'attività congiunta lo dico spesso nella commissione che presiede Valerio, in cui è evidente che il governo abbia una parte principale, perché molti ristori, il grosso dei ristori, devono arrivare dal governo centrale, però ognuno deve fare la sua parte. E su questo no, non lo faccio per fare polemica, ma mi dispiace dire che la nostra regione purtroppo non è stata neanche in questo settore adeguata all'altezza di una situazione così complicata. Eh, faccio un esempio, eh, uno dei primi che mi viene in mente. Eh, a settembre è uscito un bando sui eh, ristori per eh, agriturismi e strutture ricettive in cui si poteva chiedere fino ad un massimo di 7 euro. C'erano 7 milioni, sono delle risorse, quindi comunque risorse sono state eh, messe. Ad oggi, da quello che mi risulta, nessun eh, di questi beneficiari, quindi è stata fatta la gradatoria, ci sono i beneficiari. Ad oggi, nessuno ha ricevuto un centesimo. Quindi dico, sì, il governo si deve muovere, ma soprattutto dobbiamo muoverci tutti, ovviamente i comuni, le province, tutti i livelli, a partire dalla Regione, perché la Regione ha degli strumenti importanti. La Regione ha 33 milioni dedicati che aspettiamo di approvare eh, il, il rendiconto per mettere, poi, eh, per mettere sul piatto. Noi dobbiamo assolutamente aiutare queste persone. Abbiamo incontrato sempre nella Commissione con Valerio i ristoratori, li abbiamo ascoltati due volte. E il problema è che eh, purtroppo noi no, no, non dobbiamo e non possiamo svolgere solo un'azione terapeutica, psicologica, noi dobbiamo far sì che le risposte vengano date, per quello che è ovviamente il nostro ruolo di consiglieri. E su questo Solo la giunta, solo la presidente, solo l'assessore al bilancio all'economia, però devono, possono e devono però fare delle, delle azioni concrete e concludo con l'ultimo dato che ho letto proprio ieri sera e letto meglio questa mattina sul report dell'Istat sulla competitività delle imprese. Cioè L'Umbria è una delle sei regioni, insieme a altre cinque del, del, del sud, non perché sia un problema essere del sud, ma perché siamo quelli più a nord delle sei regioni, che ha un alto rischio operativo combinato, cioè è una fra le sei regioni che ha subito più gli effetti del Covid a livello imprenditoriale. Quindi a maggior ragione dobbiamo metterci le mani e investire concretamente perché questi soggetti, queste persone, queste partite IVA hanno bisogno, necessità di... Sopravvivere e di avere i presupposti per poter ripartire appena sarà possibile. Eh, qualche minuto anche su altri temi, dopo il punto sull'attualità stringente, ci sono altri temi di cui si sta occupando la politica, in particolare per quanto riguarda i trasporti, che poi muovono essi stessi l'economia e Danno slancio alla ripresa, si, parla, si è tornati a parlare di una, della ferrovia ferma, della ferrovia centrale umbra eh, che eh, purtroppo ha bisogno ancora di tante cose. Mancini, lei se ne è occupato più volte. A che punto siamo e si intravede anche qui un obiettivo più o meno vicino o lontano di una ripresa vera della ferrovia centrale umbra? Allora, eh, se mi consente anche il collega Bettarelli, tra l'altro, siamo concittadini, quindi un, una digressione rispetto alla sua domanda. Eh, io ho qui l'elenco dei bandi che ha fatto la regione Umbria, per, ovviamente sono 77 milioni di euro in 11 bandi, eh, ovvio la trasmissione non consente di elencarli, ma ne ho comunque, volendo, se avanza un minuto, lo posso enucleare, le posso citare puntuali. E quindi eventualmente se poi su questo punto possiamo tornarci. Tema FCU, grazie al lavoro della Commissione, io ringrazio anche il collega Bettarelli, la nostra è una Commissione fatta da cinque rappresentanti della Lega e tre della minoranza del PD di fatto, insieme al vicepresidente Mianconi, ha attenzione veramente in maniera totale il tema del lavoro e dell'occupazione, compreso ovviamente il trasporto che ne siamo competenti. Abbiamo fatto un ottimo lavoro di ascolto del comitato il mosaico, che è un comitato promotore eh, di un'audizione dove noi abbiamo veramente insieme anche alla collaborazione di tutti eh, sviscerato le combinazioni orarie. Abbiamo recuperato 20 minuti sui tempi di percorrenza. Questo documento così corposo con tabelle orarie che consentiranno di intersecare i treni della rete ferroviaria italiana, quindi di Ponte San Giovanni e Fonti Vegge consentirà ai cittadini dell'Alta Valle del Tevere di arrivare a Perugia in tempi più brevi, intersecarsi con le linee verso Foligno e verso il Lago, ma alla stessa maniera di venire a Città di Castello. Questa è un'operazione che si fa grazie alla collaborazione, ripeto, di tutti i membri della mia commissione. Io li ringrazio perché è un lavoro di squadra, sentito, vero, che dà risultati. Quindi questo documento è in fase di stesura, verrà portato alla votazione della Commissione dove chiaramente verrà riascoltato il comitato, poi andrà in aula con un impegno ben preciso alla Giunta, a costo zero per i cittadini rispetto a quello che è uh, lo stato dell'arte. Un conto le accezioni e le proposizioni svolte da tutti i cittadini a ogni livello politico di, anche complesso la Giunta, di promuovere l'FCU come ferrovia strategica anche in ottica del PNRR, quindi ragionare a livello nazionale lo sfondamento verso Arezzo, quindi parlare della nostra grande ferrovia. Questo è un tema che è condiviso, io ripeto ringrazio tutti e ci stiamo lavorando e sostenendo l'azione della Giunta. Eh, se qualche istituzione, parlo di Umbria Mobilità, eh, pardon, di, eh, di Bus Italia o di Rete Ferroviaria dello Stato, non mi pare che ci siano resistenze, ma se so ci fossero, questa è una commissione che ha tutte le anime politiche che sono oggi al governo. Quindi quello che decide questa giunta, che piaccia o meno, questa commissione e questa giunta, va e avrà il sostegno anche a livello parlamentare, perché oggi è il quadro politico anche a livello nazionale, e in questo senso. Quindi se c'è la Lega, se c'è il PD, se c'è 5 Stelle che siamo d'accordo su questo progetto, è ovvio che al governo deve averci poi i risultati che tutti. Eh, eh, si aspettano con la dignità ovvi di tutto il popolo umbro perché ricordiamo si parla di un territorio dall'alta valle del Tevere fino al Ternano fino a Rieti fino a addirittura come era una volta fino a Sulmona questo è quello che chiediamo quindi una trasversale verticale interna e ci lavoriamo insieme questo grazie ripeto alla collaborazione di tutti e di tutte le forze politiche Beh, insomma eh, notizie importanti la questione arriverà in aula quindi ci sarà un atto scritto eh, consigliere Bettarelli quindi... Si sta forse riavviando questa ferrovia che è importante per eliminare le macchine, per eliminare gli assembramenti, cioè è tutto un discorso che rientra in quello che dicevamo prima. Sì. Credo che l'opportunità che ci offre l'Europa vada assolutamente sfruttata. Quindi, ben venga il lavoro come dire, più di dettaglio, che anche guadagnare 5, 10, 15 minuti diventa importante. Tutto fa. Insomma, oppure, non perdere una coincidenza per 2-3 minuti e dover aspettare un'ora o due ore. Quindi, tutto fa. Eh, il, il grosso del, del lavoro insomma, su cui eh, la Regione assolutamente deve, deve impegnarsi è quello di, essere, di mettersi nelle condizioni di poter appunto, eh, ricevere questi importantissimi stanziamenti che ormai insomma, arriveranno di qui a breve e che vanno anche spesi, eh, quindi progetti cantierabili, progetti esecutivi di qui a breve perché insomma, eh, la ferrovia ormai ferma soprattutto penso nel tratto da dove io e Valerio stiamo insomma da Città di Castello eh, a nord proprio non, non, non c'è <ride> nel senso che ormai è diventata quasi una, una foresta e che va ad una velocità ridottissima dove va e, e se no si va con, eh, con il trasporto insomma, su, su ruota quindi è un investimento su cui va assolutamente eh, spesso e vanno spese risorse sia progettuali che poi insomma anche di, di finanza, quindi credo che sia una, una modalità anche da un punto di vista ambientale assolutamente sostenibile su cui investire, si investe appunto ascoltando eh, i territori, ascoltando le associazioni, ascoltando gli amministratori e mettendo insieme le, le progettualità che vengono dal, dal territorio, eh, dei aspetti che abbiamo affrontato eh, Concludo con una parentesi, mi ha fatto molto piacere eh, ricevere delle sollecitazioni anche rispetto a co amministrazioni comuni più piccoli, non direttamente toccati dalla, dalla ferrovia e mettere in relazione quello che è appunto il, il trasporto ferroviario e su, su, su ruota con il trasporto scolastico. Noi in Alto Tevere in particolare, luogo che conosco meglio, abbiamo delle eccellenze rispetto a quello che è il, il trasporto scolastico, eh, riusciamo a fare un servizio di porta a porta, credo quindi che queste siano risorse che vadano, vadano assolutamente messe a sistema, anche di un sistema appunto di trasporto pubblico, in modo particolare Concludo con un'ulteriore con un segnalazione a maggior ragione del fatto che eh, tutti i problemi legati anche alle scuole, insomma, non, è un, non è un segreto se eh, ad oggi in un'Umbria che si chiede di portare gialla vanno a scuola i bambini e i ragazzi fino alla prima media, forse da lunedì ripartono quelli della seconda e terza media e forse più in là ripartiranno le superiori al 50%. E, proprio in questi banchi a me l'assessore Mela in prima battuta aveva detto che le mie erano chiacchiere da bar quando dicevo che bisognava investire sul trasporto scolastico perché i, i ragazzi erano troppo accalcati nei mezzi e che secondo invece l'assessore che sta seduto proprio qui dove sto io adesso che è l'assessore Coletto il sistema dei trasporti in, eh, poteva essere un problema quando il suo collega diceva che non lo era quindi credo che su, sui trasporti in particolar modo, in questo periodo, in particolar modo per la scuola e per il Covid, vada assolutamente investito. Rimane praticamente un minuto ciascuno, gentili consiglieri, e me la gioco con un'altra cosa che ha a che fare con gli spostamenti. Il nodo di Perugia è diventato nodino di Perugia, consigliere Mancini. Che vuol dire? Che cosa nascerà? No, guardi, eh, sul Nodino di Perugia c'è una petizione che già c'è sulla mia commissione, è stato già udito Anas, eh, l'assessore e i rappresentanti del Comitato Salviamo con le Strada. È un tema complicato, so che c'è stato anche un incontro recente al Ministero con, eh, da parte della Giunta. È un tema che noi come commissione vogliamo approfondire e affrontare puntualmente, anche perché. Si parla di un investimento di 220 milioni che non sono bruscolini e quindi a me interessa, siccome sono soldi pubblici, mi interessa che sia risolutivo di quello che è una città capoluogo della regione Umbria che è Perugia, tanto per essere chiaro. Quindi Perugia ha eh, un ritardo infrastrutturale maturato in 50 anni di immobilismo, non sto a dire di chi c'era dei governi non mi interessa, di fatto le opere che ci sono qui c'erano anche 50 anni fa. Quindi c'è bisogno di ripensare la città, di pensarla in modo globale. Non è con la fretta che si fanno le soluzioni migliori. Quindi una riflessione condivisa con l'amministrazione di Perugia, con il sindaco Romizzi, con l'amministrazione di Torgiano, con il sindaco Eridano Liberti è importante. Noi come occasione di ascolto siamo lì apposta per ascoltare i cittadini e le istituzioni da un altro punto di vista. Ci interessa conoscere bene la questione anche perché, come ha ricordato eh, anche i rappresentanti dei pendolari, il tema è molto complicato. Eh, non è solo la direzione sud e nord, è il tema anche eh, est-ovest, cioè Lago Foligno. Quindi c'è da ragionare bene. Siccome sono 220 milioni io li voglio spendere bene e non mi accontento di analisi affrettate. Le voglio approfondire perché come presidente di commissione che rappresento anche questa città, perché qui bisogna ricordarlo, giusto per sono stato tra i consiglieri più votati, ecco per cui a me l'FCU e il Nodino di Prusia sta a cuore per due motivi. Consente la mobilità su questa città positiva, consente ai studenti dell'Alta Valle del Tevere di frequentare le nostre università, a quelli di Terni di frequentare le nostre università e le difficoltà di mobilità in qualche maniera possono creare migrazione, ciò non deve avvenire, bisogna consentire di far spendere soldi e sapere nella nostra regione. Ecco per cui credo che è un'importante infrastruttura, non mi piace la parola nodino, voglio la parola nodo, nodo che risolve tanti problemi sedimentati ormai da tanti anni di fermo nell'infrastruttura di questa città. Quindi in questo caso, consigliere Bettarelli, mi pare che ci siamo più uh, ancora immersi nel, nel lavoro, nella concertazione sì, di su, tutte le parti. Su questo, fra l'altro, riconosco al collega Valero al di là delle discussioni che spesso facciamo, che svolge in Commissione come Presidente, un lavoro importante, quello di ascolto e di partecipazione. Eh, glielo detto e lo ridico qui, credo che quindi la situazione rispetto al nodino vada sviscerata bene l'ascolto dei comitati. Io l'ho segnalato e lo rifaccio anche qua pubblicamente. E, e non è colpa del Presidente, ovviamente, ma parlare di argomenti così importanti senza il sindaco di Perugia o comunque qualcuno dell'amministrazione che svolge un ruolo politico a Perugia, purtroppo diventa una discussione abbastanza sterile. Quindi, bene parlare, bene coinvolgere ANAS, Comitati, bene capire. Se quel progetto è utile, è un po' datato, va rivisto. Servono però le istituzioni del territorio, quindi il sindaco di Perugia in primis è stato, un'assenza un molto, molto importante nel corso di quella commissione. Bene, il sindaco avrà ricevuto questo messaggio. No, sono già d'accordo con il sindaco, ah, c'era ecco. no, 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 consiglio comunale. No, no, Tant'è che io lessi la lettera, no, no, devo. Ringraziare il sindaco Romizzi perché in quella seduta lui scrisse una lettera in cui si giustificò dell'assenza. Chiaramente, noi abbiamo fatto una prima audizione. Il, eh, la petizione obbliga a una trattazione e un parere eh, di risoluzione trasmessa alla commissione. Io quindi seguo in modo pedistico il regolamento come ho fatto con eh, le orecchie sul territorio, con le orecchie chiaramente alla, alla minoranza e a tutte le buone eh, proposizioni che arrivano dai territori, compreso ovviamente i sindaci che per me sono interlocutori primari da sempre. Grazie Presidente Mancini della precisazione, allora il, il nodo non è ancora diventato un nodino, bisognerà no, aspettare per vedere... La politica che cosa deciderà? Intanto ringrazio tutti voi che ci avete seguito e vi do appuntamento alla prossima puntata della nostra trasmissione. Arrivederci. Grazie.